Un minuto con Padre Pio, dai luoghi del convento, del santuario di Santa Maria delle Grazie. Siamo nel coro dove i frati ogni giorno vengono qui a pregare, i frati cappuccini, e pregano per tutte le intenzioni che i tanti pellegrini inviano qui al santuario, proprio custodendo quella che è l'eredità di Padre Pio da Pietrelcina. E proprio dei confratelli cappuccini, in un luogo di preghiera, vogliamo raccontarvi un particolare episodio. Ce lo racconta proprio Padre Costantino Capobianco, un frate che anch'io ebbi l'opportunità di conoscere, ma ero un bambino quando mio papà mi portava al convento dei frati minori cappuccini di Sant'Anna, e c'era questo frate con la barba bianca lunga. Poi venni a sapere che scrisse un libro, Detti aneddoti di Padre Pio, e lo lessi. Ed è un libro che racconta tanti piccoli fatti, fatterelli, anche in ordine a quella che era la spiritualità francescana. Infatti Padre Costantino racconta di un episodio di un suo confratello, Padre Vittorio da Canosa. Quel giorno Fra Vittorio da Canosa, che era un amante degli animali, aveva visto un cardellino svolazzare nell'orto. Era entusiasta, voleva quasi acciuffarlo, ma non riuscì per portarlo nella sua stanza, per metterlo in una gabbia, per tenerlo con sé, per far compagnia. Non riuscì a beccarlo, questo è il termine giusto, anche perché il cardellino si era nascosto in un luogo particolare dell'orto del convento, dove purtroppo doveva abbandonare quel posto quella mattina, perché venne richiamato dalla campanella per la preghiera. Doveva andare a recitare la preghiera con tutti gli altri confratelli in coro, quindi parliamo del coro cosiddetto delle stimmate, non di questo coro. E Padre Vittore, durante la preghiera, non faceva altro che pensare a questo cardellino. Adesso quando tornerò giù devo recuperare subito il cardellino, devo pensare ad una gabbia, ma come farò per non farmi vedere dagli altri? Forse ho pensato bene di andare a mettere questa gabbia su nella soffitta, così nessuno mi scopre, posso tenere il cardellino lì, gli darò da mangiare, recupero il mangime, farò di tutto per... Anzi, penso anche a un'altra cosa, scrive Padre Costantino in questo bellissimo episodio, farò anche un'altra cosa. Proprio quando farò la classica passeggiata con Padre Pio per la clausura, perché sicuramente Padre Pio usava fare questa passeggiata su e giù per tutto il corridoio della clausura con i suoi confratelli, in quel momento, quando tutti saranno accanto a lui, io andrò subito nell'orto, recupero il cardellino e lo porto su. È il momento esatto. Questo tutto durante durante la preghiera nel coro. Ma qualcosa andò storto, perché finita la preghiera Padre Pio non fece la classica passeggiata quel giorno con tutti i confratelli. Anzi, nel momento in cui si stava avvicinando Padre Vittore a Padre Pio per fare la passeggiata, Padre Pio gli disse: no, oggi non la faccio la passeggiata, Padre Vittore. È inutile che tu in coro hai cominciato a pensare a quel cardellino, come lo dovevi sistemare, dove lo dovevi prendere, quale tipo di gabbia utilizzare. Ma ti rendi conto? Neanche un Ave Maria hai detto, soltanto per pensare a quel cardellino. Beh, Padre Costantino Capobianco, nel raccogliere la sua testimonianza, descrive questa immagine di Padre Vittore che prende questo serio richiamo da Padre Pio. E lui dice a Padre Costantino, che racconta la sua testimonianza: in quel momento ho scoperto quanto era grande Padre Pio, perché è riuscito a comprendere i miei pensieri, ha letto nella mia mente, e in quel momento era come se un uragano fosse caduto sulla mia testa.